In questo giorno dell'antivigilia di Natale, perché domani è già vigilia, voglio darvi, raccontarvi meglio, due brevi episodi che prendo dal libro del nostro Diodonné Zapalangà, arcivescovo di Bangui, perché ci aiutano a capire meglio il mistero dell'incarnazione di Gesù e ci aiutano a capire come noi oggi possiamo vivere il Vangelo dell'incarnazione e il Vangelo dei poveri, il Vangelo dei poveri. Sappiamo che da giovane studente Diodonné, futuro cardinale, lavorava tra i poveri di una cittadina vicino Parigi, Clamart, dove c'era, a Clamart, c'era, non so se c'è ancora oggi, c'era una comunità di spiritani. E lui racconta appunto dei suoi incontri. Ricordo di un povero, dice oggi il cardinale Diodonné, di un povero che viveva nascosto dietro una casa in rovina. Questo povero usciva solo per chiedere l'elemosina. E lui dice: a volte io e anche i miei compagni di Secours Catholique passavamo giusto per salutarlo e scambiare due parole. E dice il cardinale Diodonné: dai nostri frammenti di conversazione traspariva tutta la loro sofferenza, che sapevo essere la sofferenza anche di Cristo. E poi racconta di un altro povero, un ragioniere, cui non mancava nulla, ma dalla sera alla mattina la moglie lo aveva abbandonato senza un perché. E questo uomo, che cosa fa? Si dà a bere, si mette a bere, e quindi anche i suoi due figli lo rinnegano e lo abbandonano. Aveva perso tutto, dice il cardinale Diodonné, ma continuava a bere. E diceva queste parole, questo povero, all'epoca al giovane Diodonné: credevo di essere un buon marito, un buon padre di famiglia. La bottiglia ha avuto la meglio, ma continuo a vivere lo stesso. La povertà ti porta spesso a perdere il senso della vita, a perdere appunto tutto ciò che ti dà sostegno, aiuto, coraggio. Se tua moglie ti ha abbandonato, se i tuoi figli non vogliono più vederti in quello stato, rispondeva il giovane Diodonné a questo ragioniere, abbandonato dalla moglie e dai figli, se i tuoi figli non vogliono più essere e assisterti, ti assicuro che Dio no, non ti ha dimenticato. Dio ti ama ancora e ti manifesta il suo amore attraverso la nostra presenza. Oggi, ad ogni povero, anche noi diciamo, Dio non ti ha abbandonato perché è qui presente attraverso la tua presenza e la mia presenza. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.